Si è aperta a Milano la 50ª edizione dello SMAU, la fiera dedicata all'informatica e alle nuove tecnologie. E tanto spazio nella giornata inaugurale è stato dato alle regioni del Sud, Puglia, Campania e Calabria, presenti assieme a Lombardia ed Emilia-Romagna al convegno di apertura dedicato a start-up, innovazione e imprese. E per la regione pugliese era presente l'assessore allo sviluppo economico Loredana Capone. La Puglia ha voluto investire in questi anni in ricerca ed innovazione, sostenendo lo sforzo coraggioso degli imprenditori che vogliono essere competitivi e andare anche in mercati stranieri per i loro prodotti e per i loro servizi. Il mercato c'è se l'impresa è competitiva e realizza prodotti innovativi. Allora noi vogliamo sostenere questo sforzo, lo abbiamo fatto movimentando 2 miliardi di investimenti, spendendo le risorse europee. Il prossimo bando vedrà 54 milioni di euro stanziati a favore di giovani e imprenditori che vogliano cominciare un'attività d'impresa e farlo con buoni prodotti e buoni servizi. Nello stand della Regione Puglia ci sono imprese che si occupano soprattutto di nuove tecnologie e che oggi rappresentano successi di livello nazionale e internazionale. Queste imprese si propongono non soltanto nel distretto dell'informatica, ma come aiuto trasversale sale alle altre imprese ad innovarsi, quindi un po' come le nuove tecnologie a servizio di un distretto industriale, però anche a servizio degli altri distretti per essere più competitivi.